Ciao navigatore e bentornati a Coffee Break. Dal nostro forum ho scoperto che il noto scrittore Paolo Coelho sta per diventare regista. Utilizzando la tecnica del mashup video contest, infatti, ha intenzione di trasformare il suo ultimo libro, La strega di Portobello, in un film fatto direttamente dagli utenti, ovvero catturando oppure ricevendo video direttamente da MySpace. L'iniziativa è partita il 16 giugno e le adesioni sono state raccolte sul profilo MySpace dello scrittore, che selezionerà personalmente circa 15 video e 16 canzoni da includere nel progetto cinematografico. I vincitori saranno annunciati il 25 agosto 2008, giorno del compleanno di Coelho. E parliamo ora con Agostino di evoluzione mediatica. Ciao Carola, probabilmente entro il 2020 la radio sarà solo digitale. Vediamolo insieme. Secondo il Digital Radio Working Group, entro il 2020 in Gran Bretagna dovrà completarsi il passaggio al digitale dell'intera offerta delle emittenti radiofoniche. Il gruppo, creato dall'Ofcom e dal governo proprio per coordinare il passaggio al digitale, suggerisce l'impiego di una scaletta cronologica in base alla quale ogni emittente dovrà obbligatoriamente spegnere i trasmettitori analogici e cedere il passo al Digital Audio Broadcasting, DAB. I consumatori non sembrano entusiasti. Ad oggi solo il 17,2% dei ricevitori britannici è DAB compatibile. E ora passiamo alla musica e parliamo di Jovanotti e della sua ultima iniziativa. Ciao Carola, eccomi. Volevo segnalarti questa notizia che riguarda Jovanotti al centro di alcune polemiche, ma che in realtà sta facendo anche delle cose interessanti sulla rete. Vediamo. Dal 18 luglio al 14 settembre la community di Cube avrà la possibilità di realizzare il videoclip ufficiale del brano Safari, Andro ED Remix, versione remixata del nuovo singolo di Jovanotti, riletto in chiave elettronica dal tastierista dei Negramaro Andrea Mariano, in arte Andro ED. I creativi dovranno armarsi di telecamera e idee originali per realizzare il video nella massima libertà, seguendo consigli e istruzioni alla pagina del contest, dove il brano in formato MP3 potrà essere inviato agli utenti che ne faranno richiesta. L'opera vincitrice sarà scelta dallo stesso Jovanotti e diventerà il video ufficiale del remix di Safari. L'operazione sarà sostenuta da Universal Music Italia, che mette a disposizione 2.000 € per l'autore dell'opera selezionata. Ciao, un saluto a tutti e mi raccomando, commentate per qualsiasi cosa. Noi stiamo fondando una società per togliere Carola. Siete d'accordo? Scriveteci. Sì, ciao Carola, ciao a tutti, ma Agostino non c'ha nient'altro da fare che lanciare petizioni così, cioè, vabbè, ciao. Agostino, io sono sicura che i nostri utenti non vorranno mai mandarmi via. Comunque, prima di chiudere, come al solito, ricordo tutti i nostri amatissimi utenti che potete mandarci le vostre segnalazioni all'indirizzo redazione@vodafonelab.it, commentare i nostri video oppure scrivere sul forum. E anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao!